Nei momenti di difficoltà economica i diritti sono un lusso, perché i diritti costano. Certo che i diritti costano, ma i diritti per questo motivo possono essere cancellati. Qualcuno di voi mi ha già sentito usare questo argomento, ma lo voglio usare, non è un sofisma, è un modo per mettere a fuoco una questione. La questione Ilva, che torna sempre, il decreto peggiorato secondo me, poi non so che cosa ne pensano i parlamentari, comunque è passato. E lì si è detto, vedete, lì i diritti sono in conflitto, il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Io ho visto gli striscioni. Meglio morti di cancro che morti di fame. Li avevo già visti perché nella mia vita precedente io ho presieduto una commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e sono andata a Marghera dove c'erano esattamente gli stessi striscioni. Che cosa dobbiamo dire di fronte a tutto questo? Che se fosse stata applicata la Costituzione, rispettando la salute, cioè rispettando i parametri per quanto riguarda le produzioni che lì venivano messe in opera e fosse stato rispettato il diritto dei lavoratori, non si sarebbe arrivati alla situazione che abbiamo in questo momento, che richiede enormi investimenti per ricostruire le condizioni minime, attenzione, di agibilità per quanto riguarda salute e lavoro. Cioè i diritti costano quando non sono rispettati.